mi trovo a Dozza, a pochi chilometri da Bologna, tra colli e vigneti. Dozza è considerata tra i borghi medievali più caratteristici dell'Appennino tosco-romagnolo. Una galleria d'arte en plein air con più di 90 opere dipinte sui muri delle case realizzate da artisti diversi per nazionalità, stile e tecniche. La Rocca medievale è davvero imponente e oggi è stata trasformata in una casa museo. Esatto, la Rocca di Dozza è stata costruita nel lontano 1250 dal comune di Bologna come fortilizio militare. Nel corso dei secoli, in particolare nel 400, è divenuta addirittura dominio di Caterina Sforza, la grande signora di Romagna. Qui è rimasto tutto intatto nei secoli, gli arredi, le stanze, che sono state abitate fino al 1960 da una nobile famiglia bolognese. Al secondo piano della Rocca c'è una curiosità, una pinacoteca dove si possono ammirare i murales più antichi di varie edizioni di Muro Dipinto, una manifestazione che si tiene qui a Dozza. Sì, esatto, il Muro Dipinto è una biennale nata nel 1960 che ogni due anni porta a Dozza turisti e ovviamente artisti italiani e stranieri che realizzano sui muri delle case i loro murales. C'è un drago. Nella torre maggiore della Rocca di Dozza dimora Drago Firstan, frutto delle leggende del folklore medievali che circolavano qua a Dozza. E il drago è diventato un po' la mascotte di Dozza e la protagonista principale della Biennale di Fantastica, che quest'anno a settembre è giunta alla sua sesta edizione. A Dozza, città del vino, non può mancare una visita alle cantine sotterranee della Rocca dove sono esposte oltre 800 etichette di vini regionali. Esatto, qua ci troviamo nell'Enoteca regionale dell'Emilia-Romagna, una associazione di oltre 200 produttori che si occupano proprio della promozione vitivinicola di tutti i vini dell'Emilia-Romagna. Woke up cold one Tuesday, I'm looking tired and feeling quite sick. La particolarità del Muro Dipinto è proprio il fatto di colorare Dozza. Tutti questi artisti, passeggiando per Dozza, hanno trovato il luogo idoneo per la loro idea di rappresentazione e alcuni si sono attenuti ad opere più tradizionali, altri invece hanno preferito giocare, insomma, con l'architettura preesistente, creando delle opere veramente straordinarie. Dozza è davvero un posto unico, con atmosfere medievali, incursioni fantasy e murales in cui l'arte si fa paesaggio.